Ciao a tutti e benvenuti. In questo video rispondo a dei quesiti che mi sono stati posti da Giuseppe e da Paola, che saluto, i quali mi hanno chiesto di poter spiegare un pochino quella che è la posizione a sbadiglio, perché Giuseppe fa fatica a mantenere la posizione a sbadiglio e sente tensione. E mentre Paola mi ha chiesto se potevo spiegare brevemente l'idea del suono che galleggia in alto perché fa fatica, lo ha letto su qualche libro che non ricorda, ma appunto mi riferisce se posso darle qualche indicazione a riguardo. Cercherò di essere breve possibilmente e di darvi delle strategie come richiesto. Allora, la posizione a sbadiglio sarebbe più corretta chiamarla a presbadiglio perché non si intende la posizione dello sbadiglio pieno, ma l'inizio, proprio i pochissimi istanti che ci sono prima che avviene lo sbadiglio. Cosa succede? Questo è l'inizio e poi c'è lo sbadiglio. Succede, se voi provate a farlo in quei pochissimi istanti, che tutta la muscolatura si rilassa, quindi la posizione per sbadiglio è in altri termini un rilassamento e creare uno spazio morbido all'interno del cavo orale. Quindi creare questa sorta di spazio molto alto e in avanti, rilassando anche la gola. Dunque, questo è in sintesi quello che va a creare il presbadiglio. Vediamo quali possono essere delle strategie. Va segnalata una cosa che vorrei appunto evidenziare. Con il presbadiglio non si intende, o la posizione a sbadiglio per chi preferisce, non si intende il mantenere poi questa posizione dello sbadiglio pieno in questo modo, cantando in questo modo, oh! Fisso, no, altrimenti il suono non si riesce neanche più nella pronuncia, si fa molta fatica e neppure pensare il suono indietro, perché succede per questo? Perché la bocca, il cavo orale si verticalizza. E allora il cantante perde un pochino la strada e fa fatica a ricordare che poi bisogna sempre fare il giro e portare la voce avanti. Allora canta stufa, così, o canalizzando tutto con le labbra tutte a trombetta o a pesce, come si suol dire. Va bene, detta questa premessa che era importante fare, poi la voce in questo modo si snatura. Vediamo qualche strategia che mi sono segnato, come ottenere questa famosa posizione a presbadiglio. Potete pensare a una voce assonnata. Cosa succede quando fate una voce assonnata e siete molto stanchi spontaneamente? Sentite quanto relax e quanto spazio all'interno del vostro cavorale. E poi girate la vostra voce avanti. Se voi restate fermi in questa posizione, cosa succede? Se fate un'istantanea, il vostro mento si rilassa, la laringe dolcemente e automaticamente si rilassa e si abbassa dolcemente, il palato centro anteriore, vi consiglio, si alza morbidamente e quindi si crea questa sorta di spazio, questa sorta di uovo, alcuni la chiamano, in cui puoi cantare, quindi. Oh, mantenendo questo spazio, voi potete cantare in modo tale che appunto ci sia spazio, la voce possa girare e possa uscire una voce più ricca. Cercherò di essere più breve possibile. Un altro suggerimento è quello di alitare, appannare un vetro, scaldare le mani. Cosa succede? Pensando a fiato caldo, la stessa cosa. Pensate sempre a questo gesto in alto e avanti. Si ottiene lo stesso effetto. Oppure pensare di aspirare aria calda al palato centro anteriore e in avanti. Come risucchiarlo in alto. Allora il vostro palato fa questo. Fatelo anche come suono. Sentite come si crea spazio morbido. Oppure pensare al cibo che scotta in bocca. È la stessa cosa. Oppure l'anestesia. Si crea questa posizione, ripeto, in questa posizione, poi si può cantare. Ovviamente
ovviamente la bocca si apre, si chiude, lo spazio viene internamente cercato di essere mantenuto dilatato, ma non potete restare sempre in questa posizione o in questa posizione, ci vuole flessibilità nel canto, oppure pensare a una voce afona o simpaticamente la voce di Fantozzi, molto alitosa, tra virgolette, molto fiatosa, una voce assonnata, come dicevamo prima, girate però sempre il suono in avanti. Va bene, queste sono un po' delle strategie che mi sento di suggerirvi. Riguardo al quesito di Paola del suono elevato, cercherò di essere breve, ho preso dall'alto, sentito in alto, cosa significa? Una volta che voi avete ottenuto questa altezza del palato, suggerisco, ripeto, centro anteriore, cercate di mantenerlo e pensate che il vostro suono viene attaccato, proprio inizia qui in alto, come se ci fosse questa cupoletta e il suono è sopra. Sopra questa cupoletta. Allora è un suono che non è portato su con la laringe, con sforzo, ma appunto come se nascesse già alto. In questo senso si intende il suono preso dall'alto, suono che fluttua in alto, suono molto alto, in altezza. Quando noi facciamo il giro di fiato facciamo la stessa cosa, pensiamo a questo suono col palato alto e che gira. È un suono alto, non è... Va bene, ho cercato di essere più breve possibile come mi avete chiesto. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!